Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Caserta Sera Stadio. Siamo in diretta, adesso sono le 19:58. Se volete potete interagire con noi sulla nostra pagina Facebook di Caserta Sera. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Il direttore sportivo del Football Club Matese, Raffaele Corsale, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E poi il nostro opinionista Ercole Di Baia. Buonasera. Allora, Corsale, prima gara interna, purtroppo prima sconfitta, che aria tira nello spogliatoio? Ma che era dire? Come non ci siamo esaltati dopo la vittoria ad Agnone per 4-0, non ci dobbiamo deprimere dopo questa sconfitta, quindi l'aria è di una squadra che ha capito le sue potenzialità, sappiamo che cosa dobbiamo fare, quindi di conseguenza andiamo avanti per la nostra strada. È normale, per come il risultato poi è maturato, c'è un po' di rammarico, però siamo già carichi e pronti per Ecco, tu l'affrontamento. hai seguito la squadra in questa settimana, come il mister ha cercato di caricare i ragazzi dopo questo passo avanzo? Ma come poi fa ogni settimana? Ha preparato la partita come dicevo prima, come fa ogni settimana, nel miglior modo possibile, sapendo le nostre potenzialità e andando a affrontare poi, in base alle caratteristiche dell'avversario, quella che sarà la partita di domenica. Ercole. Qualche errore di troppo forse in questa prima partita? Pensi che sia stato il motivo della sconfitta con il Fiuggi? Ah beh, penso che una squadra, quando si prendono 3 gol, qualche problema c'è, ma Corrado sicuramente avrà messo tutte le cose a posto. Sarà sicuramente un problema inerente solo a quella partita e quindi si potrà recuperare con molta tranquillità. Pensi che il fatto di non avere avuto il supporto del pubblico, anche se c'era qualcuno così che è riuscito ad entrare, sia Vabbè, stato importante per... per una neopromossa il pubblico, ma pure per noi piemontesi, vedere la nostra squadra per la prima volta navigare in campionato di Serie D sarebbe stato importante. Poi venuti già da una prima partita con una vittoria esterna, anche se la squadra interlocutrice era una squadra molto modesta, quindi con il pubblico si poteva andare anche diversamente la situazione, anche se mi risulta che il Fiuggi ha investito un bel po' di soldini per fare questa squadra. Allora, il direttore sportivo che è passato dal calcio giocato alla scrivania, com'è stato questo passaggio? Molto meglio da calciatore, era no, diciamo che obiettivamente anche l'età è giusto dare spazio ai giovani. Il passaggio è stato un passaggio probabilmente per la questione Covid che ancora non ha fatto sì che mi rendessi conto di questo Ecco, passaggio. spieghiamo un pochettino come state vivendo questa situazione, lo potete vedere pure voi che ci state seguendo con le mascherine qua in uno studio, per fortuna abbastanza distanziati. Come Io state vivendo? penso che la vera sconfitta di domenica e la vera sconfitta per il calcio è il fatto che i tifosi non possono guardare le partite allo stadio. Questa è la vera sconfitta. Mi auguro che nei prossimi giorni ci siano dei DPCM fatti ad hoc, perché non è possibile che a livello regionale si possano fare delle partite con 1.000 spettatori, invece un campionato interregionale, quindi la LND, dobbiamo disputare le partite a porte Per chiuse. voi è un disagio economico, oltre che... Ma assolutamente sì, ma oltre al disagio economico è proprio il fatto di non sentire, noi siamo una neopromossa, le persone, c'era un entusiasmo nella città di Piedimonte che si aspettava questo esordio in Serie D, in casa, e non abbiamo il nostro maggior rammarico è non aver potuto dare la possibilità ai nostri tifosi e alle persone che volevano guardare la partita di esserci. Questa è la nostra sconfitta più grande. Da ex calciatore, come si fa ad uscire da questo disagio di una prima sconfitta casalinga, anche se immeritata? Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita lo sa che il Matese non meritava di perdere.
Dal punto di vista psicologico, come si caricano i calciatori? Penso che la nostra squadra sia una squadra abbastanza quadrata, no? Non è una squadra che probabilmente dovrà puntare alle prime posizioni, però sia il nostro direttore sportivo sia Urbano, insomma, hanno dato un'intelaiatura importante, insomma, alla pari di tante squadre, perché poi non è che ci sia, insomma, tante squadre che potranno fare un distinguo eccessivo, cioè io penserei solo al Campobasso se è rimasta l'intelaiatura dell'anno scorso, perché l'anno scorso il Campobasso era a 2 punti dal Metelica quando è stato sospeso a 8 gare, 52 e 50. E ci sta Notaresco, che penso sia un'ottima squadra. E tra il punto interrogativo metterei Giulianova e Vastese. Se le casse di queste due squadre sono cospicue, loro potranno fare un campionato a vincere, perché Giulianova è una squadra che è stata 30 anni tra C2 e C1 con ottimi risultati, una cittadina abbastanza grande, quindi potenzialmente forte, solamente bisogna vedere i programmi sia di Vastese che di... E poi ci sarebbe pure Aprilia e Fiuggi, secondo me, tra... E tu hai fiducia in questo allenatore che sta portando avanti questa squadra? Prima, io ho sentito le tue impressioni anche un paio di mesi fa. Secondo me, Corrado Urbano è la garanzia maggiore che potesse avere la nostra squadra, e per il suo curriculum, sia da calciatore ma che da tecnico. Io penso che Corrado Urbano ce l'ho in video, anzi, quando si girava questo nome a Piedimonte, pensavo io, ma Corrado Urbano viene a giocare, viene ad allenare una neopromossa. Allora si vede che la dirigenza gli ha dato un programma efficiente, e gli ha dato delle garanzie, e Corrado Urbano è venuto a Piedimonte. Io vorrei pregare in regia Andrea Caprarelli, ricordando che siamo in diretta e che se qualcuno vuole interagire con noi, al di là del vetro c'è un nostro collaboratore che accoglie le vostre telefonate. Volevo che il nostro regista mettesse in sovraimpressione, eccola, la terza giornata del campionato di Serie D, del girone F. Allora, il direttore sportivo, è questo Monte Giorgio Matese, che partita sarà? Noi ci auguriamo di portare a casa i 3 punti. Normale che sarà una partita importante dove loro giocheranno in casa, dove vorranno dire la loro, però noi ci faremo trovare pronti. E sappiamo delle loro potenzialità, sappiamo che rispetto a noi giocheranno in un campo di erba naturale. Però noi siamo pronti, come tutte le partite, ad affrontarla nel miglior modo possibile. Poi noi dobbiamo dare il nostro 101%. Se gli avversari saranno più bravi, gli stringeremo la mano. Ecco, raccontaci un poco di questa nuova avventura di partire il sabato, perché da questa parte non si era abituati, magari anche con trasferte di qualche centinaio di chilometri si partiva la domenica mattina. Come state organizzando la trasferta? Ma sabato mattina, domani alle 10 ci sarà la rifinitura per poi dopo concluderla e andare al ristorante, pranzare per poi dopo partire alla volta del ritiro dell'albergo dove ceneremo per poi dopo andare a dormire e rivederci la domenica mattina. Lo so che risponderai Se posso che non rispondere. sei a conoscenza delle persone che si porterà in trasferta il mister. Ci puoi anticipare qualcosa? Ma vi posso anticipare che saranno 20 tesserati, quindi questi calciatori che verranno. Però Quindi all'allenamento lo fanno in 25-26. lo so, queste sono scelte che mister abbiamo dato una rosa ampia in modo tale da poter scegliere quanto è lui. Noi la nostra siamo tranquilli che di sicuro sceglierà per il meglio. Ercole, faccio un pronostico secco su questa partita, dai. Non so se sia una neopromossa questa squadra, addirittura. No, non è una promossa, ha fatto già 3-4 anni questo campionato. Como è una squadra di una piccola realtà, un piccolo paesino, se mi ricordo bene, la metà di Pirimonte penso che sia. Pirimonte può dire la sua lì, insomma, è una squadra. Penso che anche questa squadretta è una squadra che le ambizioni sono quelle di salvarsi, non andare più avanti di lì, quindi è una partita alla pari. Ovviamente loro hanno questo piccolo vantaggio di giocare in casa, se può essere un vantaggio, insomma. Un'ultima domanda al direttore sportivo, qual è stato il tuo colpo di mercato? Ma questa è una domanda che probabilmente mi hai fatto già in
colpi di mercato, forse per curriculum posso nominare che poi un professionista sembra ancora un ragazzino di queste zone qua, zone nostre, diciamo che il colpo di mercato, ma più che altro per il curriculum vale, soprattutto per come si allena, è un esempio per tutti quanti, è Nicola Ciotola. Ok, io vorrei ringraziare il nostro ospite Raffaele Corsale, il nostro opinionista del Colle di Baia. La nostra prima parte termina qui. Vi lasciamo con le immagini di Matese Fiuggi, non lasciateci. Fra qualche istante torneremo in studio per la seconda parte con dei nuovi ospiti. Diamo la linea alla regia. Allora, rientriamo in studio e vi presentiamo i nuovi ospiti. Sono l'attaccante della Virtus Gioiese Nicolas Barone e il direttore sportivo Vincenzo Riccio. Buonasera. Benvenuti a Buonasera. Buonasera. questa trasmissione. Allora, la prima domanda la facciamo al direttore sportivo che penso abbia contribuito moltissimo a costruire questa realtà del calcio matesino. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Cosa ci dice? Beh, siamo all'inizio. La sconfitta meglio adesso Che in che seguito? dopo. Ma siamo pronti già a ripartire. Voi, se non sbaglio, siete partiti forte anche in Coppa Italia, vero? Sì, Sì. E abbiamo fatto 3 vittorie. quindi, Barone, questa realtà a gioia, come la stai vivendo? Tu che hai giocato anche qui a Sì, Piedimonte. io ho avuto la fortuna di giocare qua a Piedimonte. A Gioia è il mio terzo anno. Diciamo che mi trovo bene perché ho trovato una comitiva di amici che ha la passione per lo sport e lo fa in modo pulito e con tanti tanti sacrifici. E quindi è una cosa che ho apprezzato tanto e quindi spero di fare ancora una lunga carriera con la Virtus. Poi tu giochi con calciatori che hanno giocato qui anche a Piedimonte,
Se vuoi ricordare qualcuno. Sì, per fortuna il direttore ha fatto un'ottima squadra, c'è un nuovo acquisto, c'è Sviatic che ha giocato qui a Piedimonte, c'è Vecchio, c'è Francesco Riccio che è di Piedimonte, il mio collega di reparto, un ottimo attaccante, c'è Santo Massimo che è conosciuto ovunque, Piedimontese Doc e tanti altri. Allora, direttore sportivo, lei, diamoci del tu. Sì. Lei ha costruito questa squadra che, diciamo, viene da due promozioni consecutive. Esatto. Le prime partite, diciamo, avevano fatto un pochettino illudere qualcuno che pensava che potesse addirittura fare qualche altro salto. Oddio, noi abbiamo costruito una squadra sicuramente con l'obiettivo di ambire a qualcosa di importante, però non abbiamo l'ossessione di vincere al primo anno, siamo comunque una neopromossa, questo non lo dobbiamo assolutamente dimenticare. L'handicap del campo sportivo Sì, esiste? al momento sì. Purtroppo. E come state gestendo questa situazione che qui a Piedimonte, forse Nicolas se lo ricorda, hanno vissuto qualche anno fa, della Ma mancanza del campo? fortunatamente, forse nella sfortuna, ci troviamo in un periodo un po' brutto dove comunque la partita non è permessa al pubblico, quindi Come se giocasse in è campo come neutro se tutte giocassi in campo le partite. neutro tutte le partite, esattamente. Quindi non lo state. Adesso dove state giocando? Stiamo giocando a Capriati. E domenica avete perso Sì, purtroppo. in casa. Vabbè, in casa. A Capriati, sì. Allora, Nicolas, domenica trasferta a San Pietro in Valle. Entrambe siete a 4 punti in classifica. Che gara ti aspetti? No, io mi aspetto, diciamo, dalla Virtus e dai miei compagni una grande partita, perché purtroppo domenica è andata male, anche se non, il risultato secondo me è un po' finto, perché per 60 minuti domenica abbiamo gestito bene la gara. Poi purtroppo il calcio è fatto di episodi e qualcosa ci ha condannato. Però, diciamo, questa sconfitta non ci ha battuto, quindi domenica sono sicuro che insieme ai miei compagni. Magari con qualche tuo gol, no? Magari Quanti sì. ne hai fatti? Hai fatto Ne ho qualche fatti tre in Coppa e tre in campionato. gol? Quindi Sì, stiamo andando bene. per adesso Tu non sei il c'è. capocannoniere della squadra. Per adesso sì, ma c'è Francesco che sicuramente farà altrettanto meglio. Quindi questa è una bella lotta in famiglia. Sì. Allora, un parere sulla prossima partita. Lui l'ha fatto. Che ne pensi tu? Per noi, per la prossima partita, quella di domenica, Sì, la prossima. come ho detto prima, per noi sono tutte dei grandi punti interrogativi. Non conosciamo bene la categoria. Loro magari che l'hanno già giocata in passato, ci possono dare più loro qualche consiglio a noi, E però siamo a pronti Gioia come comunque. stanno vivendo questa nuova realtà del calcio di promozione con arbitri, segnaline a cui non Beh, c'è eravate abituati? entusiasmo, però peccato purtroppo non poterla seguire dal vivo, è veramente un grande peccato questo qua. Nicolas, tu che promessa fai ai tifosi di Gioia? Ma io ho la fortuna di venire da due vittorie di campionati a Gioia e quindi ho vissuto bene l'atmosfera e la Si dice passione. non c'è due senza tre comunque. L'ho scritto in un post quando ho firmato per il terzo anno, quindi non voglio volare basso, però comunque non ci possiamo nascondere, nella rosa c'è qualità e siamo consapevoli che possiamo mettere in difficoltà chiunque e l'abbiamo dimostrato in Coppa, comunque battendo due squadre di categoria superiore come l'Eccellenza, però c'è ancora tanto da lavorare, abbiamo appena iniziato, Un'ultima speriamo bene. domanda al direttore sportivo. Nel caso, speriamo di sì che la vostra squadra sia in lotta per qualcosa di importante, te la senti di fare una promessa di comprare qualche pezzo da 90 per contribuire a una nuova promozione? Questo bisogna chiederlo al Presidente, il quale Però il sicuramente. Presidente è sempre condizionato Ma dal parere del sicuramente, direttore sicuramente, sportivo. sicuramente faremo qualcosa di importante. Il Presidente è ambizioso, come del resto tutta la società. Speriamo di avervi ospiti qualche altra volta, non dopo una sconfitta, ma magari dopo Dopo una vittoria. una brillante vittoria. Va bene, allora io vi ringrazio Grazie per aver a partecipato voi. alla nostra trasmissione, che termina qui. Grazie a tutti quanti gli ospiti che hanno partecipato anche nella prima parte. Diamo appuntamento a venerdì prossimo. Un ringraziamento in regia ad Andrea Caprarelli. Ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20. Buonasera a tutti.